Inter, Spalletti, vi spiego perché pensavo ad un mercato diverso all'inizio. Inutile nasconderlo, più di qualcuno è rimasto deluso dal mercato in entrata dell'Inter. All'inizio dell'estate si parlava di grandi colpi e nomi da sogno, ma nessuno di questi è arrivato alla pinetina. Luciano Spalletti, parlando alla Gazzetta dello Sport, prova a chiarire quanto da lui detto nelle scorse settimane riguardo quello che si sarebbe aspettato da Ausilio e Sabatini. Così il tecnico interista, come al solito molto schietto nelle sue analisi, ci si aspettava un mercato differente, è vero, mi ero convinto anche io di poter fare il cuoco con certi ingredienti. Ma oggi sono soddisfatto al 100. Quando a Riscone dissi che mi erano state fatte delle promesse che avrei detto tutto se non fossero state mantenute, il mercato non era completo e soprattutto non conoscevo ancora tutti i giocatori. Cosa mi ha convinto di loro? La qualità dei ragazzi è altissima, ho trovato gente disponibile, motivata, professionisti veri. L'essere professionisti significa avere competenza e passione in ciò che si fa. E i 55-60.000 che domenica verranno a tifare allo stadio lo faranno anche perché convinti da ciò che i ragazzi hanno messo sul campo finora. I giocatori non sono solo auto e soldi, quelli così noi li buttiamo fuori. Ma a volte si confonde il menefreghismo con la fragilità. Ci sono però delle permanenze importanti, come quella di Ivan Perisic, già decisivo nelle prime due giornate, col croato abbiamo parlato chiaro, è stata brava anche la società a trovare gli argomenti giusti per trattenerlo. Gli è stato detto che da qui non si sarebbe mosso, e lui ha smesso di fare questa provetta di forza con il club, cose normali con i grandi giocatori. Ivan è un atleta impressionante. Fa recuperi fondamentali, è uno che mette la squadra al primo posto. Ama molto muoversi lungo la linea laterale, a Roma è stato decisivo lì, ma se impara a stare ogni tanto anche 5 metri più verso l'interno può diventare devastante nella riservina, nella zona alle spalle di Icardi, dove c'è l'animale buono da cacciare, dove si può fare molto male all'avversario.